In questo momento di emergenza nazionale e di pandemia a livello mondiale, l'amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno alle famiglie, in maniera particolare a quelle che sono state colpite dalla positività al Covid. Quindi da questo fine settimana la nostra protezione civile andrà a consegnare ad ogni famiglia dove un membro più sono stati i risultati positivi al Covid di un saturimetro. Questo permetterà di poter aiutare l'enorme lavoro che si sta sovraccaricando il nostro Servizio Sanitario Nazionale, in maniera particolare i medici di famiglia, e quindi attraverso questo strumento la possibilità di poter misurare l'ossigenazione del sangue e poter avere un parametro che possa subito dare la misura dello stato di salute del paziente e così anche a distanza poter fare una diagnosi. Ci raccomandiamo affinché tutte quelle che sono le disposizioni dei DPCM vengano rispettate, perché siamo ancora in piena emergenza e quindi va tenuta alta l'attenzione anche nell'approssimarsi delle feste natalizie. Ringrazio la Protezione Civile in maniera particolare, il Presidente Alberto Beccia, che insieme a tutti i volontari, come dicevo, da questo fine settimana capillarmente raggiungeranno tutte le famiglie che ci sono state segnalate dalla nostra ASL. A queste si aggiungeranno tutte le famiglie dove all'interno sono presenti delle criticità sotto il punto di vista della salute, delle fragilità, e quindi anche a loro andremo a consegnare un saturimetro. Colgo questa occasione quindi per anche augurare un sereno Natale a tutta la cittadinanza di Nemi.